Giovane azienda in forte espansione propone prodotti innovativi e professionali per la traumatologia, medicina sportiva e riabilitativa dei migliori marchi italiani e stranieri, garantendo la massima qualità attualmente sul mercato internazionale. Per info www.yetilab.com. Nel girone B di promozione, per la seconda giornata di campionato, si affrontano a Castiglione Messere Raimondo i padroni di casa del Castiglione Valfino e gli ospiti del Pacentro 91. I padroni di casa vengono da un buon successo esterno nella prima di campionato, mentre gli aquilani devono riscattarsi dopo la sconfitta interna contro il Castello 2000. Entrambe le squadre hanno qualche assenza, ma ci fanno vedere sin dai primi minuti un bellissimo spettacolo. A partire forte sono gli ospiti, con Scelli che mette una palla in mezzo, Pizzola gira ma salva tutto Pirozzi. Dal calcio d'angolo seguente nasce un'ottima opportunità per Del Signore, risponde alla grande il baby classe 95 Durantini. Nono minuto, subito Castiglione in vantaggio, questa è un'autentica perla del Best Awards dello scorso campionato, non a caso Stefano Romano. Rivediamo al rallenti il bellissimo gol, il controllo e poi l'intenzione di confezionare un magistrale pallonetto sul quale nulla può l'estremo Romanelli. Ora il Castiglione sulle ali dell'entusiasmo fa vedere un grande calcio, Pirozzi colpo di tacco per Liberati, ping pong tra lui e Biferi, alla fine comoda presa per Romanelli. Al ventesimo annullato il gol del raddoppio ai locali per un millimetrico fuorigioco di Romano su colpo di testa aereo, l'assist fornito da Pirozzi. Cimaglia, numero 10 degli ospiti, sfiora il palo alla sinistra di Durantini. Ottimo lo slalom, l'incursione di Diego Gigante che scambia con Romano, poi Stella fornisce una buona palla al numero 8 di Zio, secondo noi non c'erano gli estremi qui per il calcio di rigore. Diego Gigante si fa recuperare miracolosamente da Scelli davanti al portiere, risponde il Pacentro in questo caso con un tentativo di Gabriele Gialò che finisce al lato. Qui la palla arriva sui piedi di Romano che stavolta non supera Romanelli. Sciovin assist a gogo Romano, qui troppo lunga la palla per Diego Gigante che ricambia il favore al 32esimo, da solo davanti alla porta Romano, salta Romanelli che poi con un guizzo devia la sfera in calcio d'angolo. Tantissime occasioni per i locali. Calcio d'angolo, schema, palo di Pirozzi, sfortunatissimo il Castiglione che meriterebbe un ampio vantaggio. Qui Diego Gigante fa vedere tutte le sue qualità e sfiora anche lui il palo a sinistra di Romanelli. Ancora Romano, Gigante, Castiglione domina. Conclusione di sinistro che non impensierisce più di tanto Romanelli. Dopo la prima frazione di gioco in cui abbiamo contato 7-8 palle gol per i padroni di casa, la ripresa sarà un po' più bloccata. Qui Di Vincenzo, una buona opportunità di testa. Poi risponde il numero 10 degli ospiti, Cimaglia, bravo in due tempi Durantini. Ma al 28esimo c'è il pareggio, Scelli, numero 3 degli ospiti, effettua una grandissima giocata, serve in mezzo la palla che Vitole deve soltanto depositare nel sacco. Sornione, pareggio è arrivato del Pacentro. Nel finale però l'orgoglio dei locali, Pirozzi in due tempi recupera un ottimo pallone e poi come Romano nel primo tempo beffa Romanelli con un dolce pallonetto che fa esplodere tutto il pubblico di casa, e a questo punto non so se si aspettava l'ultima reazione dei ragazzi di Mister Ciannavei. Rivediamo il gol di Pasquale Pirozzi, anche lui dolce il controllo e ancora più dolce lo shoot, pallonetto che supera Romanelli. Ultimi assalti nei minuti di recupero del Pacentro, ma nulla valgono perché la posta in palio intera va a Castiglione.
Siamo con il mister del Centro Pedini, ringraziamo di essere arrivato qui a dire due parole ai nostri microfoni. Mister, è arrivata una sconfitta proprio nei minuti finali, nel secondo tempo in cui c'era stata un'ottima vostra reazione, quindi è stata un po' una doccia fresca. Il fallo laterale è stato un buon genio. Terzino, mi sembra che Rascelli si è fatto chiamare il controfallo, abbiamo preso l'angolo, una partita che alla fine non lo vede la prima volta di campo, si chiama, anche se gli avversari non devono vedere fare anche con il controfallo, bravo, si vede in categoria superiore, ma niente, poi i miei problemi, cerco di cuore, quando sono espulso. Appena finita la partita tra padroni di casa del Castiglione, Messer Raimondo, Castiglione Valfino e il Pacentro, la spuntata alla fine il Castiglione, mister, siamo qui con Marco Ciannavei, allenatore dei padroni di casa, è stata una prova proprio d'orgoglio, il primo tempo dovevate fare più gol, un solo gol di scarto, poi nel secondo tempo in cui è cresciuta la squadra ospite l'avete deciso voi con un gol a qualche minuto dalla fine. Come l'ha vista la partita, mister? È stata analizzata abbastanza bene, abbiamo giocato contro una buona squadra, io penso sia il Pacentro, abbiamo disputato un'ottima gara. È vero che il primo tempo probabilmente se avessimo chiuso 3-0 non sarebbe successo nulla e la partita sarebbe stata diversa, invece non siamo stati bravi in questo senso, abbiamo dovuto soffrire per molto tempo, poi il pareggio loro ci ha sicuramente per certi versi tagliato le gambe, nel senso che eravamo preoccupati perché loro stavano sicuramente crescendo, però poi alla fine la vittoria anche se ripeto abbiamo già avuto un ottimo spazio. Sì, due partite, sei punti, adesso è ancora presto per analizzare la classifica, ma questo Castiglione sicuramente mira, punta a fare un buon campionato. Castiglione mira a raggiungere il prima possibile la salvezza, perché è una squadra giovane, oggi c'erano 6 fuori in campo, ha avuto problemi con Stella in mezzo al campo, problemi con i ragazzi, quindi abbiamo una rosa di tantissimi ragazzi, quelli stanno giocando, e quindi di questo faccio i complimenti a loro, sei tutti con 6 fuori in campo sistematicamente, non è semplice. Grazie mister, complimenti. Grazie.